Sono Livio Roncalli, ho 39 anni, lavoro nella direzione commerciale di Esselunga, mi occupo di spazi e layout negozi. Mi chiamo Pierpaolo Zani, sono direttore generale di BLS. BLS è un gruppo con 3 sedi all'estero e una sede principale in Italia. Progettiamo, sviluppiamo e vendiamo tutto quello che è prodotti per la protezione delle vie respiratorie. Sono Fabio Nappo, ho 46 anni e in Whirlpool sono un project manager. Mi occupo cioè di coordinare team globali e cross funzionali per realizzare progetti che permettono di lanciare sul mercato i nostri nuovi prodotti. Carmine Rossin, 44 anni, ingegnere gestionale con specializzazione in tecnologie industriali, oggi direttore della divisione Transportation e Infrastrutture del gruppo Engineering Ingegneria Informatica, un operatore italiano leader del settore ICT e della Digital Transformation. Sentivo l'esigenza di voler collegare un'esperienza di più di 10 anni all'interno di organizzazioni di ricerca e sviluppo con tutto quello che accade attorno. Un limite che abbiamo, ma che non solo noi abbiamo, ma tante aziende in Italia hanno, è l'accrescere le competenze. Per accrescere le competenze è necessario riuscire a mixare un'attività di studio con un'attività di lavoro. Ho deciso di percorrere la strada di un EMBA part-time, prima di tutto perché mi permetteva di conciliare evidentemente il lavoro e lo studio, ma soprattutto perché ho sentito la necessità di strutturare in maniera un po' più determinata e riconosciuta dal mercato anche la mia formazione. L'obiettivo era quello non tanto di seguire un corso di specializzazione che mi focalizzasse su una verticalizzazione, su un mercato, su una disciplina, ma affrontare un percorso interdisciplinare che quindi ampliasse, fertilizzando le mie competenze di base, su un percorso più ampio. Ho capito da subito, sia durante i primi lavori di gruppo che durante le prime lezioni in aula, di quello che è il valore e l'importanza di condividere la propria esperienza con quella di altri professionisti. Ho cambiato lavoro proprio durante l'EMBA, cogliendo l'opportunità di Whirlpool EMEA di guidare all'interno di un'organizzazione marketing il programma Internet delle cose per Whirlpool EMEA. Il punto di forza indubbiamente di questo EMBA part-time è la contaminazione, sia in fase di formazione, quindi riferito alle lezioni in aula e non, ma soprattutto nelle diverse realtà nazionali e internazionali che i colleghi vivono. Persone che scelgono di fare un percorso di studi così complesso, senza dubbio hanno qualcosa da raccontare. Altro aspetto molto interessante, il livello di preparazione dei docenti, e devo ammettere anche una certa facilità di interscambio di idee e di condivisione anche dei problemi del giorno per giorno con loro, quindi un notevole supporto in questa fase. Alla fine dei 2 anni provi a tirare le sintesi di questa tua esperienza. Sicuramente ti senti professionalmente diverso, ti senti professionalmente più robusto e soprattutto più consapevole delle tue capacità. Consapevolezza che nasce dall'aver maturato in questi 2 anni una capacità di affrontare le cose, di osservare le cose in una maniera molto più analitica, molto più profonda e soprattutto di riuscire a vedere le cose nel loro insieme. Ingrediente che è fondamentale per chi ricopre un ruolo manageriale in azienda.